È tornata dopo qualche anno di assenza la Centovelle. La manifestazione si è sviluppata nel tratto di mare antistante Ostia ed ora è all'atto finale, la premiazione al porto turistico. È tornata, possiamo dire, ufficialmente la Centovelle. È tornata ufficialmente, i numeri ci sono, l'abbiamo vista, la collaborazione dei circoli c'è stata, quindi la Centovelle è tornata, la festa del mare di Roma, la festa della vela, la festa degli amanti dello sport all'aria aperta. La sinergia con gli altri circoli e qualche numero di questa edizione? Sì, guarda, abbiamo avuto 170 imbarcazioni in acqua, moltissime le imbarcazioni altura, molte di più quelle deriva, più o meno 500 atleti su per giù. E poi ci sono i numeri del catering che sono anche quelli mostruosi. Ed ecco qui i vincitori di questa Centovelle 2018. È stato facile innanzitutto arrivare al successo? È stato divertente perché più che una regata è una grande veleggiata, è una festa del mare. È stato difficile per noi perché abbiamo partecipato con un piccolo catamarano col quale intendiamo sfidare a livello internazionale, mondiale, francesi, australiani e italiani in un tentativo di record di traversata atlantica l'anno prossimo, quindi la nostra barca è votata a fare traversate oceaniche col vento a favore. Allora, insomma, una passeggiata questa sì, però rispetto a quello che volete fare. Sì, ci porterà, spero, fortuna, nel senso che è stata veramente una bella veleggiata, come diceva Tullio. Le condizioni erano non proprio indicate per questa tipologia di catamarano, quindi un pochino sofferta, però ci siamo difesi bene, ci siamo divertiti e sta crescendo anche moltissimo l'evento. Tieni di coppe, è andata benissimo. Sì, sì, ci siamo divertiti, è stata una bella giornata. È una regata storica perché cioè, da quando siamo bambini, è stata la mia prima regata nel 2004 mi pare, è sempre un piacere partecipare a questo evento. A proposito di passato, tu sei un po' abbonata al successo? Vabbè, 7 anni fa pure è successo la vittoria. Oggi com'è andata? Benissimo. Oggi è bellissimo, pure la giornata era proprio bella. Anche molti ragazzi a questa regata, voi avete gareggiato nell'Optimist, vero? Sì, nell'Optimist. E com'è andata? Benissimo. A me è andata benissimo perché ho fatto molta velocità e sono arrivata prima per questo. Proprio all'ultimo mi ha superato, però dai, questa qui è la prima regata, diciamo, e mi sento molto bene. Una vera e propria festa della vela che è restituita al territorio, un importante evento da Ostia per Canale 10. Alberto Dabbi.